Allora, sono qui sull'albero, ok, di quella della ricerca, e io ho il problema del materiale dell'albero, ok? Che è un C60, però qui dice il materiale con cui scegliere di costruire l'albero per la simulazione è un C60, uni 7845, proprio come nel progetto svolto durante il corso, ok. E mi dà coefficiente Poisson, modulo elastico e così via, carico di rottura, carico di snervamento e la densità. E dunque ho confrontato col C60, sono differenti perché qui le proprietà meccaniche riportate sono riferite a un range del diametro tra 40 e 100 mm. E dunque, come faccio io ad andare a cambiare? Ok, io vado qua sull'albero. Qua sull'albero che posso anche cambiare nome e così via. E qua io praticamente scelgo C60, ok? Però posso schiacciare questo più. Quando schiaccio questo più, avendo C60, parto da lì, posso schiacciare proprio input o input. Adesso vediamo un attimo, mettiamolo in italiano. Extras. Language Italian. Dunque, rifacciamo. Sono qua, clicco qua col tasto sinistro sull'albero. Qui mi dice acciaio da bonifica, acciaio non legato, bonificato C60. Qui io dovrei avere, vediamo se spostiamo qua, il famoso più. Dunque, ho più, vado qui, inserimento dati personalizzati. Clicco qui, inserimento dati personalizzati. A questo punto, vediamo, io quasi quasi scrivo esempio, vediamo se, perché al massimo dopo lo modificherò, vediamo se me lo salva. Ok, a questo punto questo lascio tutto, cos'è che devo cambiare? L'RM è 740, dunque da 850 740. Questo 580 va a 450, 450, modulo di elasticità rimane uguale, Poisson uguale, e la densità mi cambia di poco, che metto 50 e faccio ok. Acciaio da modifica, immissione proprio, tipo di materiale, acciaio da modifica, immissione proprio. A questo punto io ho questo materiale qua fondamentalmente, ok? Con queste caratteristiche che vado poi a vedere qui, ok? Va bene, ok. Naturalmente a questo punto, ok, essendo DIN 743, io quasi quasi però dovrei modificare anche questi qua. Perché io poi uso il DIN 743. Dati sperimentali. Però io questi non li conosco. L'unica che andrò a modificare è questo. Per me devo modificarli anche qua. 740. Perché già tanto inserimento dati personali. 740 e conosco solo questi. Questo 40. Perché da 40 a 100. E poi qui vado a mettere. Poi c'era anche un altro modo per inserire, per come fare ad inserire un materiale, ma questo bisognava fare col database tool che rimanga sempre fisso. Questo qua 580, qui semmai farò un altro video, 4,50. Ok. Sì, perché io devo mettere qua perché userò solo questo qui. E dunque vado a mettere. Ok, a questo punto andiamo a vedere se mi ha modificato, questi qua li ha presi,
Questi li ha presi. Ok, io adesso vado a salvare. File, salva. Ok, dunque andiamo qua sull'albero in missione propria. Definizione materiale e io ho questi qua. Va bene, e dunque come andare a cambiare alcuni dati, ecco, del materiale. Dunque io ho messo denominazione C60 esempio. Ok, vediamo qui. Value, input window, I use unchanged for the calculation. Ok, va bene. Spero di essere stato utile, a mio avviso molto utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.